ci racconti un po' com'è nata questa opportunità, no? Nel senso di andare in NBA. Cosa ti ricordi di quella cosa? Ma io riuscii a fare due stagioni incredibili alla Fortitudo e i miei procuratori dell'epoca gli dissi: perché non proviamo a farci conoscere anche al di là dell'oceano e vedere se magari possono essere interessati ad un giocatore non scelto, Cleveland e Toronto. Iniziarono a seguirmi fino ad arrivare negli ultimi mesi di campionato, dove erano fissi ad alcune partite a fare da scout, e scelsi Toronto per alcuni motivi. Ok. Com'è stato l'impatto con la realtà dell'NBA? I Raptors all'epoca erano praticamente neonati, no? Quindi c'era un'aspettativa particolare, sentivi delle pressioni importanti rispetto al campionato italiano? Realtà completamente diverse, sicuramente meno stressante rispetto al campionato italiano, anche all'epoca, perché l'NBA è organizzata in maniera clamorosa, quindi anche dalle visite ai provini, ai contratti, alla gestione dell'immagine economica, sono anni luce avanti rispetto a noi. C'era ovviamente un po' di pressione da parte mia soprattutto, perché sai, essere il primo italiano a finire nell'NBA, quindi avevi un po' di pressione, c'era soprattutto tanta attenzione, soprattutto mediatica nei miei confronti. Che squadre erano quei Toronto Raptors? Io ho letto in una tua intervista alla Gazzetta che, diciamo, era quasi stata costruita con gli scarti delle altre, perché appunto era nuova, però comunque c'erano nomi importanti come per esempio Doug Christie o Damon Stoudamire. Purtroppo devo dire fu costruita, come ho detto io, dagli scarti delle altre squadre, per un motivo ben preciso, perché quell'estate ci fu un lockout, uno sciopero praticamente dell'associazione giocatori di quasi due mesi, e anche per questo motivo io non finii a Cleveland, proprio perché le uniche due squadre autorizzate a far mercato in quel periodo erano Toronto e l'altra franchigia neonata che era Vancouver. Ah, esatto. Tutte le altre squadre non potevano far mercato fino a quando ma proprio non fare mercato, non come funziona in Italia che sotto banco di nascosto si può fare qualcosa. Lì le sanzioni, se si infrangono le regole, sono severissime, e quindi Toronto fu costretta a fare mercato, e soprattutto poteva fare mercato soprattutto con i free agent, quelli liberi, sai, la prima scelta fu Damon Stoudamire, altri giocatori erano giocatori, diciamo, non rifirmati o liberi o anche scartati per vari motivi dalle altre franchigie, come devono essere Tracy Murray, Doug Christie, Oliver Miller, Carlos Rogers, alcune vecchie glorie di Detroit come Alvin Robertson e John Selley, certo. Quindi personaggi che avevano fatto anche non in primo piano la storia dell'NBA negli anni 80, però erano gli unici giocatori firmabili, e quindi Toronto doveva dare un segnale che era viva almeno sul mercato in quel periodo. E volevamo sapere com'è stato anche il tuo impatto con la città di Toronto, comunque una città che ha una forte comunità italiana. Ma fu super, perché a parte il discorso del quasi il 20% della popolazione di Toronto è italiana, però soprattutto Toronto è una città meravigliosa, perché riesce a far convivere senza grossi problemi organizzativamente, è super, almeno 10 comunità di altissimo livello, quindi non solo l'italiana ma anche cinese, ex Jugoslavia, pakistani o indiani, convivono tranquillamente e li vivi quotidianamente, sono integrati alla perfezione, quindi anche per un cittadino non americano o non canadese l'inserimento anche nella vita quotidiana tutti i giorni, non solo nello sport, è stata super super facile. Il tuo esordio, te lo ricordi, com'è andata? Il mio esordio fu contro Houston, mi ricordo benissimo, perché sai, poi erano passati già un paio di mesi dove non ero praticamente mai stato utilizzato, un paio di mesi, e soprattutto l'esordio fu contro un giocatore che in quegli anni spopolava, dominava, come Clyde Drexler, che quando entrai in campo toccò marcarlo, per tutti, sai, in quel periodo lì Clyde Drexler era un giocatore che giocava non nella mia posizione, però era un esterno, però parlare di un esterno di oltre 100 kg per 2 metri, andarlo a marcare nella pallacanestro, un giocatore del genere giocava da 4 addirittura vicino al canestro, quindi lui, mi ricordo
appena mi vide in campo la prima cosa mi portò in post basso e l'allenatore mi chiese di provare a stare davanti. Io ovviamente a bassa voce dissi starci tu davanti, stare davanti a un camion del genere, così. Però fu un esordio, alla fine riuscì a realizzare un punto su tiro libero, credo, però fu un'esperienza incredibile. Senti, invece l'apice della tua carriera NBA l'hai toccata nel palazzetto più famoso del mondo, al Madison Square Garden, realizzando 18 punti. Ti ricordi qualcosa di quella serata? È ovvio, dimenticare una serata del genere è impossibile, anche perché nelle ultime settimane stavo comunque iniziando a giocare qualche minuto, mi veniva concesso qualche minuto, quindi avevo l'opportunità di lavorare anche un po' in allenamento, e quindi la stagione andava verso la fine, erano gli ultimi due mesi, e quindi veniva data possibilità magari ai giocatori più giovani o ai non americani di vedere, di valutare per l'anno prossimo se gli si poteva dare più spazio. E quindi io capitai in una delle mie serate, diciamo così, di grazia, in poco più di 20 minuti mi si assegno 17-18 punti, credo 17 punti. Qual è il giocatore più forte che hai affrontato o comunque quello che ti ha messo più in difficoltà? Sai, anche nella serata storica del Madison Square Garden c'era John Starks dall'altra parte, quindi ti posso elencare dei giocatori, sì, ma anche perché sai, poi negli anni 80 per me arrivare così in quel periodo, arrivare nell'NBA dove alla fine questi personaggi li avevi visti solo sulle riviste o in televisione, quindi ero sì un giocatore dei Raptors ma ero anche un tifoso di questi giocatori, quindi sembravano ancora più forti perché erano quasi degli idoli. È ovvio che l'immagine, il ricordo di tutti ancora oggi, anche se non ho avuto l'opportunità di giocarci, perché nelle quattro partite che abbiamo affrontato i Bulls, non parlare di Jordan è un sacrilegio, certo. Quindi credo che Jordan è il giocatore nell'immaginario di tutti, mio ancora oggi anche da allenatore, giocatore clamoroso, dove in uno sport di squadra è l'unico che individualmente in grado di cambiare gli equilibri di una società, di un club o di una partita. Ma l'NBA è ricca di personaggi un po' bizzarri, quindi se c'è un episodio che ti ricordi di qualche tuo compagno, una stranezza. Ti posso dire due esempi clamorosi. Allora, uno di un mio compagno di squadra, Oliver Miller, sono prima scelta nell'NBA da Phoenix e poi ho iniziato a girare l'NBA, giocatore dal talento incredibile ma anche dal peso incredibile. Giocatore di due metri scarsi, però abbondante oltre i 120 kg. Con il passare delle settimane mi resi conto anche fino a che punto era arrivato, quando in una partita scoprì che nella borraccia del Gatorade lui ci metteva dentro del soda, quindi praticamente dell'aranciato, della Coca-Cola. Quando fu beccato, però passarono più di tre mesi dalla società, fu multato in maniera abbastanza severa. E l'altro episodio è sicuramente quello che riguarda Dennis Rodman. A fine partita andai a salutare Kukoc nello spogliatoio di Chicago quando giocarono da noi. Quando arrivai lì c'era Rodman che aveva finito di farsi la doccia, però invece di, come tutti i giocatori normali, mettersi una tuta o un jeans pronto ad andare al palazzetto, era lì che si stava pittando le unghie, si stava sistemando orecchini, piercing, pittandosi le unghie. Sai, quasi vent'anni fa una roba del genere ti lascia abbastanza il segno, dici, sono capitato in uno spogliatoio di una squadra o nel bagno di una discoteca. Quindi diciamo, queste due immagini fanno capire a cosa puoi andare incontro durante una stagione NBA, soprattutto all'epoca, con personaggi del genere. Hai concluso la stagione e poi hai deciso di tornare in Italia. Ti volevo chiedere innanzitutto un bilancio tuo personale, oltre a quello dei numeri che magari ci interessa anche relativamente, il tuo bilancio personale su questa esperienza e poi se rifaresti la scelta di andare via, nonostante ho saputo che devi avere l'opportunità di continuare, avevi ancora un contratto, c'era anche forse la possibilità di andare a Filadelfia. Sì, avevo comunque tre anni di contratto garantiti, per cui potevo restare altri due anni a Toronto, chiedere di essere trasferito. Però io sono una persona abbastanza particolare, quindi nel momento in cui mi tolgo delle soddisfazioni, guardo all'obiettivo successivo, ho bisogno sempre di stimoli nuovi. Quindi io negli ultimi due mesi e mezzo ero riuscito a giocare un minutaggio discreto, oltre i 10 minuti a partita, con una media di 5, un po' più di 5 punti a partita, quindi avevo dimostrato soprattutto a me stesso che ci potevo stare nell'NBA. Per cui alla fine, sai, ci mettemmo, diciamo, anche così relativamente sul mercato,
con i miei agenti, l'offerta immediata che arrivò, l'interesse immediato era quello di Philadelphia, però alla fine arrivarono anche offerte importanti dall'Italia, dall'Europa, Spagna, Grecia, Italia, e si decise poi per accettare un quadriennale da Pesaro, per cui decisi di tornare in Italia. Ti sentivi con Rusconi? Non hai avuto modo, lo conoscevi, hai sentito magari, lui ha avuto anche meno fortuna di te, no? Ha proprio fatto qualche spicciolo di presenza. Ma più che poca fortuna, Stefano, con cui sono amico, ero amico e sono amico, più che fortuna ha avuto poca pazienza, perché ovviamente anche al giorno d'oggi tanti non americani devono aspettare, anche se oggi è più facile essere conosciuti perché è diversa la pallacanestro europea, il rapporto che c'è con... Quindi ha avuto poca pazienza, non l'ho sentito mai, anche perché lui dopo credo circa 2 mesi di campionato ha abbandonato e tornato in Italia, e ci incontrammo in un paio di amichevoli in precampionato, però già all'epoca in precampionato lo vidi poco affascinato dall'NBA, già un po' stufo. Non è facile arrivare da una realtà dove giochi e sei titolare, sei la stella della squadra in Italia, certo, in Europa, a passare da totale sconosciuto e soprattutto essere considerato come un alieno per loro, perché nella testa dell'americano, soprattutto all'epoca, ripeto, la pallacanestro europea o italiana era poca roba da fare. Segui gli sviluppi della Lega odierna e che differenze pensi ci siano fra quando giocavi tu a quella di adesso? Seguo, non ovviamente con l'attenzione e la passione magari che c'era 20 anni fa, perché è cambiata l'NBA, è cambiata la pallacanestro, comunque allenando mi concentro di più su situazioni anche tecniche e di mercato che possono essere più interessanti per le realtà magari europee e italiane. È una pallacanestro che è cambiata, è una pallacanestro adesso che punta in maniera clamorosa sul giocatore atletico, quindi l'aspetto tecnico è non per tutte le squadre NBA, ma per la maggior parte delle squadre NBA arriva un po' in secondo piano, anche per questo è il motivo per cui non la seguo tantissimo. Secondo te c'è nel campionato italiano un giocatore che potrebbe essere pronto o quantomeno avrebbe le caratteristiche tecniche e fisiche per giocare in NBA? Credo l'unico giocatore in questo momento che può ambire dall'altra parte, anche se negli ultimi 2 anni ha vissuto situazioni strane, è sicuramente Alessandro Gentile. Per motivi tecnici e fisici è il giocatore potenzialmente più devastante, più dominante che ci può essere in Italia, però sicuramente negli ultimi 2 anni, nonostante sia stato scelto, si è un po' frenata la sua crescita e quindi vedremo cosa succederà negli anni prossimi, anche perché è ancora un giocatore giovane, a margini di crescita e può tranquillamente ritornare ad avere l'opportunità di giocare dall'altra parte. Cosa pensi del movimento basket italiano di oggi? È sempre di buon livello come quando giocavi tu o c'è troppa disparità rispetto alle altre leghe europee? È cambiata tutta la pallacanestro a livello mondiale, l'NBA, in Europa, ci sono nazioni che prima erano di seconda o terza fascia e adesso sono quelle che dominano in Europa. Io credo che il campionato italiano è ancora di buonissimo livello, è di buon livello. È ovvio che per i nostalgici degli anni 80 vanno sempre indietro e dire non ci sono più quei giocatori, forse tecnicamente non ci sono dei giocatori così forti dal punto di vista tecnico e dei fondamentali, però credo che il campionato italiano è ancora di buonissimo livello, forse un po' troppo in mano agli stranieri, però io credo che non siamo messi male o così male, ripeto, dal punto di vista tecnico come si vuol dare a credere. Proprio sul discorso che dicevi tu, no? Che la pallacanestro italiana forse è un po' troppo in mano agli stranieri, in questo senso ne risente anche un po' la nazionale, no? Secondo te ci siamo a trovare una quadra di questa squadra che, cavolo, ha veramente dei giocatori di nome, gente che ha giocato in NBA, da Tome appena campione d'Europa, eppure non riesce a trovare il suo equilibrio ed essere competitiva? Ce la facciamo? E credo il potenziale per fare bene nella nazionale c'è, anche se magari in qualche ruolo siamo abbastanza scoperti rispetto a altre nazioni. È ovvio che i giocatori che sono nell'NBA, i giocatori che sono durante l'anno in Eurolega all'estero, fai fatica ad inserirli in poco tempo all'interno della nazionale. Vediamo se si riuscirà, insomma, nei prossimi mesi a creare quello che
si chiama l'amalgama giusto per poter fare il salto di qualità, anche se ripeto in alcuni ruoli siamo abbastanza scoperti, quindi non so, va bene avere sei ali piccole, però magari se ti manca il pivot, il playmaker, il pallone a questi sei cristiani, si fa fatica a farglielo arrivare. Ti raccontaci la favola Pistoia, brevemente. Allora, questa squadra in 4 anni che è tornata in Serie A ha fatto 3 volte i playoff e comunque l'anno scorso ha raggiunto anche i quarti di Coppa Italia. Insomma, qual è il segreto di questa realtà che insomma viene da tutti definita un'isola felice, per quello che hai modo di vedere tu, insomma, che è 2 stagioni che ci sei? Ma io credo che il fatto che questa realtà è per tanti aspetti è rimasta un po' anche nel modo di lavorare, di organizzare, un po' ferma agli anni 80, per qualcuno può dire il tempo si è fermato, non si è evoluta, invece no, alcune volte il fatto di voler fare delle cose forzate, cercare di rendere futuristico, moderno il più possibile, ti fa perdere di vista un po' quali sono gli obiettivi reali. E qui a Pistoia invece si è rimasto sempre con i piedi a terra, umiltà, lavoro, quindi fare un passo alla volta senza cercare di fare il passo più lungo della gamba, e quindi rischio minimo, e anche in tutte le scelte, dal giocatore all'allenatore, magari al dirigente che deve arrivare a lavorare, viene fatto con oculatezza, quindi non si perde mai di vista qual è l'obiettivo reale, e negli ultimi anni, nonostante un budget molto basso, è sempre stato quello di cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile. L'abbiamo capito noi all'interno, l'abbiamo fatto capire fuori, e quindi tutto ciò che arriva oltre il penultimo e il terzultimo posto viene preso come un risultato clamoroso, perché in realtà alla fine lo è. Quest'anno hai ricevuto anche il premio di miglior allenatore della stagione, quanto ti inorgoglisce questo riconoscimento? Tantissimo, perché alla fine io ho iniziato a allenare da poco più di 5 anni e in Serie A sono da neanche 3 anni, e quindi sai, è un riconoscimento raggiunto in tempo veramente brevissimo, quando c'è gente che fa questo lavoro da oltre 20 anni e fa fatica magari non solo a ricevere un riconoscimento del genere, ma anche riuscire a entrare nei playoff o avere la fortuna di allenare in Serie A. Quindi diciamo, sono stato bravo, fortunato a lavorare in una società del genere, e quindi questo qui non è per me un punto di arrivo, ma è un punto di partenza che mi dà ancora più forza nel credere nelle capacità da allenatore e cercare di migliorarmi anno dopo anno. Vincenzo Esposito ha ancora un sogno da realizzare e un obiettivo da centrare? La mia forza è stata sempre quella di sognare, però concentrarmi sempre su un obiettivo alla volta, quindi un passo alla volta. Sogno in grande, però per adesso mi godo la realtà di Pistoia, e poi vedremo, magari tra qualche anno ci ritroviamo e vediamo dove sarò.